entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Studio e Stadio Commenti, prima puntata edizione campionato dopo l'anticipo che abbiamo fatto la scorsa settimana per parlare della prima giornata che l'Udinese disputerà il 30 di settembre. Questa volta invece ci occuperemo della gara giocata a Verona. Le statistiche e i numeri contano davvero molto poco, l'unico numero che conta nel calcio è quello dei gol che si riescono a fare, poi tutto il resto davvero lascia il tempo che trova: possesso palla, tiri fatti, calci d'angolo, palloni giocati, passaggi riusciti. È tutto molto bello, però se non metti il pallone alle spalle dell'avversario, tutto questo conta zero, ed è quello che è successo oggi all'Udinese a Verona. Purtroppo anche oggi ci troviamo a parlare di errori, l'abbiamo fatto anche durante le gare amichevoli, però erano amichevoli e quindi abbiamo pensato sono amichevoli, poi i ragazzi si concentreranno relativamente al discorso difesa, ma anche per l'attacco, con gol sbagliati, con occasioni e con poca concentrazione forse davanti porta. E oggi a Verona è successa la stessa cosa, una mole di gioco incredibile, tante occasioni gol ma zero reti. Il Verona invece ha fatto il suo golletto e ha vinto la partita. Parleremo di tutto questo con gli ospiti. Buonasera Guido Comirato, buonasera, Nicola Angeli, buonasera. Marco Canciani. Buonasera a tutti. Vado subito a salutare Fulvio Colovati a Milano, il nostro campione del mondo. Fulvio, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Alice, dove sei tu? In quale stanza? Sono di qua, ma ci sono anch'io. Buonasera Francesco e buonasera a tutti voi da casa. Di qua, pronta per leggere i vostri messaggi. Vi ricordo il numero che è il 349-308-1741. Inviate i vostri messaggi, prenderemo spunto per il dibattito, ma intanto prendiamo spunto da quello che è successo al Bentegodi, il servizio di Alessandro Surza. Sempre la stessa storia, l'Udinese non riesce ad uscirne, gioca bene, tiene bene il campo, lotta ma perde. Sembra di essere tornati alla pre-lockdown, quando la squadra di Gotti sfoderava prestazioni assolutamente positive, senza però portare a casa punti, perché se oggi avesse dovuto vincere una squadra, quella avrebbe dovuto senz'altro essere l'Udinese. E invece il gol di Favilli alla prima rete in Serie A racconta un'altra storia. Gotti, senza Wallace, lancia Arslan dal primo minuto con De Paul e Koulibaly, mezzali, panchina per l'altro neoacquisto Ueyan. La prima palla gol è per il Verona, gran palla di Barak per il taglio di Zaccagni, che però davanti a Musso dal limite calcia a lato. Al tredicesimo risponde l'Udinese con un'azione simile, palla perfetta di Koulibaly per Lasagna, che davanti a Silvestri manda alto. La partita è equilibrata anche se l'Udinese si fa preferire pur non creando grandi occasioni. Poco dopo la mezz'ora ci prova Tamez, palla fuori di poco con Musso che era comunque sulla traiettoria. Risponde De Paul, cavalcata dell'argentino che arriva ai 20 metri e spara. Conclusione troppo centrale per sorprendere Silvestri. In pieno recupero ecco la migliore opportunità per la banda Gotti. Pennellata di De Paul per la testa di Becao che coglie la traversa. Il primo tempo termina sul punteggio di 0-0. E la ripresa si apre con un'altra traversa, stavolta di Samir. Udinese quindi anche sfortunata. Ci prova poi il Verona che arriva alla conclusione con Faraoni dopo una bella azione corale, ma Musso è bravissimo a respingere. Al 57esimo però arriva la beffa. Samir si distende, permette a Barak di mettere in mezzo, la palla colpisce Faraoni per sbaglio e arriva a Favilli che con una zampata sigla l'1-0, firmando il suo primo gol in massima serie. L'Udinese non merita di perdere, lo sa, e inizia ad attaccare a testa bassa. Gotti getta nella mischia Storowski e passa al 4-3-3. I friulani ci provano in serie proprio col Macedone e con Ueyan, subentrato a Zeglar nella ripresa, ma l'occasione più clamorosa capita ancora sui piedi di Lasagna, che però da dentro l'area calcia male mandando alto. È l'ultima opportunità di un match sfortunato. L'Udinese perde 1-0 e dimostra di essere ancora un po' indietro fisicamente, ma nonostante tutto anche oggi si è visto qualcosa di buono che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.
Allora, si è visto qualcosa di buono, si è visto tanto di buono, ma purtroppo non si è visto il gol. Quello che il Verona ha segnato, come dicevamo, e ha strappato i tre punti, non ha rubato nulla perché il suo lo ha fatto meno dell'Udinese. Questo va detto chiaramente, però ha fatto il gol, è finita 1-0, i tre punti sono andati al Verona. E dunque io andrei subito con Marco Canciani con la chiave, facciamo partire lo stacchetto e poi iniziamo il dibattito. Francesco, c'è la sigla nuova dello stacchetto, visto, attenzione. Mi ha sorpreso, bravo. Purtroppo cioè... l'autore è vecchio, ma la sigla è quella. C'è Francesco da dire che oggi, insomma, l'Udinese ha pagato, a mio avviso, caramente, forse uno dei pochi errori che ha commesso nel corso della partita. Io ho visto un Udinese con delle idee, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto forse le chance più importanti, specie nella prima frazione, per portarci in vantaggio con Lasagna e poi con il colpo di testa sulla traversa di Becao. Anche l'inizio del secondo tempo è stato positivo, poi questo errore, rivedendolo poi dopo lo commenteremo, c'è un errore di Becao in marcatura, ma c'è quel tocco fortuito di Faraoni che poi destina la palla a Favilli, che altrimenti non sarebbe mai arrivata al centravanti del Verona. Poi chiaramente la condizione atletica è andata un po' incalando, ma io ho visto una buona Udinese. Quando una squadra produce 5-6 palle gol in trasferta e prova quantomeno a giocare nella metà campo dell'avversario, può solo che migliorare. Chiaramente oggi c'erano in palio i tre punti pesano. Però bisogna guardare con fiducia, bisogna dare continuità a questa prestazione. Ricordiamo che era la prima partita ufficiale. C'è grosso dispiacere, perché se riesce a concretizzare le occasioni che ha avuto, sicuramente staremo parlando di un'altra partita, però la testa ora deve andare al doppio impegno casalingo con Spezia e Roma, nel quale la squadra deve essere pronta ad affrontare due gare importanti. Guarda, è arrivato un messaggio proprio adesso sugli errori che mi ha tolto di bocca quello che volevo dire. Alice, andiamolo a leggere. Ci scrivono: perché parliamo di errori in difesa? Parliamo di errori in attacco. È diciamo la sintesi. Perché se il telespettatore è stato ingannato dal fatto che tu avevi detto uno dei pochi errori commessi, sì. Non hai aggiunto difensivo. La difesa, infatti, comunque, Francesco, provocarti anche su questo. Ci sono stati anche tanti altri errori che equivalgono a quello, certo, in difesa, perché da lì hai preso gol, davanti il gol non l'hai fatto. Fulvio, a te la parola per commentare la chiave di lettura di Marco Canciani su questa sconfitta, sulla prestazione. Ma sono in linea con quanto ha detto Marco, non c'è una chiave. Quando perdi una partita del genere non c'è una chiave. Anche l'Inter ha commesso degli errori in difesa, poi però ha fatto 4 gol. Il Torino, la squadra che ha giocato, l'Atalanta, ha commesso degli errori in difesa, ma ne ha fatti 4 di gol. La differenza sta tutta lì, sulle 3 palle gol che Lasagna non è riuscito a concretizzare, mentre invece alla prima opportunità, forse la fatalità, non mi sento proprio di addossare tante responsabilità a Becao, anche se si è fatto anticipare da Favilli in questa occasione, però è chiaro che ci vuole molta attenzione. Però sai, quando fallisci, prendi un paio di traverse, i pali, io la partita l'ho seguita con tanta attenzione, Lasagna ha avuto 3 opportunità, le ha fallite tutte e 3, ha tirato alto, per cui io penso che l'Udinese ha giocato. Mi preoccupa però questa, come posso dire, questa mancanza di nel fare gol nelle conclusioni principali, perché col Venezia è stato così, con la Spalla è stato così, e anche nella partita di oggi contro il Verona è stato così. Non vorrei si ripetesse, perché le prossime due partite sono due partite fondamentali, tutte e due in casa, e secondo me l'Udinese deve ritrovare la via del gol. Allora, tra un po' vedremo anche l'azione del gol, perché si parlava giustamente di errore, e lì, al di là della sfortuna, della deviazione, qualcosa forse non ha funzionato in mezzo all'area di rigore, ma quando si becca gol c'è sempre qualcosa che non funziona, altrimenti poi tutte le partite finirebbero 0-0, gli errori li commettono tutte le squadre, e purtroppo però in questo caso è risultato decisivo quello commesso dall'Udinese, che abbiamo rivisto, se lo vogliamo commentare. Allora Barak qui fa una bella giocata, mette il pallone in mezzo, c'è una deviazione di Faraoni che mette fuori fortuita, che mette fuori causa e fuori tempo De Maio. Forse Becao aveva il compito di fare qualcosina di meglio, no Guido? Ne parlavamo anche prima.
Sì, allora io ho ascoltato quello che ha detto Marco, quello che ha detto Fulvio, sono in linea con loro, però sai, aggiungo che pronti via l'Udinese che era scesa in campo in formazione estemporanea con centrocampo rivoluzionato, mancavano troppi elementi, ha capito che poteva fare la partita e come comportamento in campo da un punto di vista tattico dell'organizzazione del gioco è stato superiore al Verona. Ma mi è difficile dire che ha giocato bene, perché sai, io ho un concetto particolare del giocare bene. Ho visto una partita in cui l'Udinese è stata superiore, secondo me, al Verona, ma dire che ha giocato bene, quando commetti errori così marchiani là davanti e uno in difesa, beh, io non dico che ha giocato bene, dico che ha giocato meglio del Verona, che questa partita avrebbe dovuto non solo non perderla, ma addirittura vincerla. Però sai, per giocare bene bisogna evitare certi errori. Non è possibile che Lasagna, che abbiamo visto giocatore molto ma molto bravo nel post-lockdown, commetta un simile errore quando poteva benissimo avanzare, al limite poteva essere... Abbiamo preparato la clip, al limite sì. Poteva essere dopo atterrato ed era rigore, ma ha tirato un'esecuzione, un tiro così maldestro di piatto quasi su un terreno poi. Impossibile... Sì. Che un gol del genere, come diceva Canciani prima, può farlo solo Messi. Allora, sì, sull'altro palo. Lo vediamo, cioè, devi avere una tecnica talmente straordinaria per segnare con quell'esecuzione lì. Vediamo con... Poi dopo nel secondo tempo ne ha combinate delle altre, ha avuto anche un assist da parte di Okaka, poi da centro area poteva almeno trovare la porta, tirato in curva altissimo, non era giornata per lui. Però per concludere, quando fai questi marchiani errori, uno in difesa, tre davanti o quattro davanti, io dico che l'Udinese non può giocare bene, non ha giocato bene. Io dico soltanto che è stata superiore al Verona. Stop. Sì, sarà superiore, Nicola, questo è chiaro, perché in questo caso le statistiche lo dicono, anche se non servono a fotografare la partita per il risultato, però che sarà superiore. Analizziamo, se no non ne parleremmo, quindi esatto. È giusto dire... o dare questo tipo di informazione, che la squadra, se valutiamo la prestazione, ha fatto meno peggio del Verona o un po' meglio del Verona. Adesso, come dice Guido, non è che stiamo a parlare di partite spettacolari, siamo alle solite per quello che riguarda l'attacco, sembra di fare i discorsi dell'anno passato, no? Si fa fatica, davanti non si capitalizzano, devi produrre 4-5 occasioni per riuscire a fare un gol, e torniamo sempre al discorso di prima, che non è solo la coppia di attaccanti sul banco degli imputati, ma la fase offensiva riguarda un po' tutti, però è una tematica che ritorna questa, no? delle punte che fanno fatica, e andiamo ai numeri dell'anno scorso, anche quelli complessivi, abbiamo una situazione un po' viziata dalla buonissima fase post-lockdown, però si fa un po' di fatica in attacco. E nella migliore delle ipotesi, quando va così, pareggi 0-0. Poi un errore ci sta, ne hanno fatti due, perché cioè, c'è anche quello. Se non segni, non della, vinci. Della palla in profondità di Barak. Però quella gliela concedo, perché è la prima volta che questi tre giocano assieme a centrocampo. Forse Arslan lì non ha accorciato, insomma, si è creato un cratere. Però dopo la squadra si è messa a posto. E il centrocampo, almeno secondo me, è stato tutto sufficiente, no? Sì. Ecco, una cosa positiva, visto che non si è preso nessuno, che arrivano solo cadaveri, eccetera, eccetera, tutti i nuovi sono stati bravi oggi. Sì, sì, sì. Forse Forestieri non è stato sufficiente, però Arslan, con pochi minuti delle gambe, perché anche lui è uno di quelli che non gioca da parecchio tempo, è stato bravo. Ha fatto una buona prestazione. Koulibaly è stato... non dico molto bravo, bene, però bene, più di bravo bene. Secondo me, e Ojan, quando è entrato bene anche ha lui. Fatto vedere che è un bel giocatore. Allora, a proposito di attacco, abbiamo anche una grafica che arriva dal report della Lega, che vogliamo mostrarvi gli attacchi dell'Udinese, visto che si è parlato anche numericamente di tante palle gol. Questa è la situazione del bilanciamento offensivo e anche delle zone in cui l'Udinese ha portato il pallone per andare al tiro. Tutto sommato è un gioco con l'Udinese che riesce a portare, no, gli attaccanti a calciare dentro l'area di rigore il più vicino possibile alla porta. Poi sono quelle più pericolose, perché le statistiche ci dicono anche che da fuori si segna sì, ma non è così frequente, e dunque ce ne sono state tante le occasioni con lì in mezzo. Quelle col pallino giallo sono quelle realmente
occasioni gol, le altre sono dei tiri che possono essere finiti fuori oppure che non hanno dato alcun tipo di problema. Però quelle, questa è una cosa che disse Gotti, giallo, no? si impunto l'anno esatto. scorso, quanti gol fa sì. una squadra al massimo livello da fuori area? Due, tre anche, all'anno? Lo diceva anche Nicola. Forse era Nicola che faceva questo discorso. Sì, ieri non so se Gotti l'ha detto, ma Nicola sicuro allora diceva allora era Nicola, che bisogna portare il pallone in area. Se sì. porti il pallone in area... Poi non lo faceva, no, però lo diceva. Ma non lo fa neanche, sì. No, lui non lo faceva. Questo lo fa, porta il pallone in area, però poi c'è l'attaccante che purtroppo non la mette dentro. Fulvio, sull'attacco, allora, che cosa possiamo dire? Io vorrei vedere subito, così lo analizziamo, visto che ne abbiamo parlato, facciamo vedere anche l'azione del gol che abbiamo già citato, mangiato da Lasagna, quello che l'ho visto calciare da lontano, in una posizione anche, secondo me, strana. Poi dopo vedremo chi ne sa più di me che cosa pensa. Allora, questa è una cosa che non si fa. La palla è stata bene, ma... Non si ma può. Deve avanzare. Lei. Non si può. Fulvio. Ma sui gol mancati da Lasagna mi sono già espresso. Sono un giocatore come lui, un giocatore da nazionale che ci aveva lasciato prima del lockdown in doppia cifra. È chiaro che non può permettersi di fallire gol del genere. Però io ho un'altra preoccupazione e poi dopo voglio aprire un tema al di là dell'attacco. Allora, sulla fascia sinistra l'Udinese non c'è più Sema, per cui Zegalar o diventa un altro giocatore oppure azioni cross per i due centrali, per i due attaccanti ne arrivano pochi. Sulla fascia destra ho visto Terraves oggi che ha fatto un cross, forse doveva essere più bravo in questo caso Okaka ad anticipare il suo diretto concolore. Allora, a quel punto propongo questo tema. Il gioco passa tutto dai piedi di De Paul. Io mi preoccupo quando non ci sarà più De Paul. Ma allora da dove nascono i rifornimenti per gli attaccanti? Dalle fasce? Allora bisogna svegliarsi, i giocatori sulle fasce devono essere più produttivi. Da dove nascono? Dai giocatori di centrocampo? Allora ci vuole un altro giocatore, non dico l'altezza di De Paul, ma un altro bravo che consente, perché le palle native le batte De Paul, i calcio d'angoli le batte De Paul, le palle gol le mette De Paul. Ma rendiamoci conto, ragazzi, che bisogna un po' di preoccupazione ce l'ho sotto questo aspetto. Se dovesse andare via, io capisco la tua preoccupazione, ma nella storia dell'Udinese calcio moderna c'erano altri giocatori, anche forse più bravi di De Paul, che hanno fatto bene se non sono andati, e quando se ne sono andati o quando se ne stavano andando, oddio cosa succederà adesso, non è mai successo niente, è andato via Pizarro, che allora era un signor regista, e l'Udinese non è che sia indebolita perché ha continuato a fare bene. Le preoccupazioni, va bene, ma in questo momento gli interpreti sulle fasce sono in evidente ritardo, perché io l'avevo già sottolineato, ci sono stati problemi per la pandemia, perché non potevano arrivare, sono arrivati in ritardo. Molina non è mica che l'Udinese si diverta a farlo venire domani, dopodomani o ieri a Udine. Molina è stato bloccato ancora a maggio, ad aprile anche. Dopo l'operazione è stata fatta a luglio, ma a luglio non ha potuto venire a Udine come avrebbe voluto e come sarebbe stato giusto per l'Udinese se fosse arrivato a luglio. A luglio, proprio per la questione della pandemia, era in Argentina, si è allenato là, immagino come, quando è venuto qua, 10 giorni fa, è chiaro che non può far miracoli, è in ritardo. Bene, ma l'occasione di prendere Molina, l'Udinese non se l'è lasciata scappare. Zegalar ha cominciato ad allenarsi 10 giorni fa. Ouyang, che oggi a me è piaciuto l'olandese, anche lui è arrivato una settimana fa. Ma questi problemi sì, li ha l'Udinese, perché parliamo dell'Udinese. Ma mi sembra che in questo momento le abbiano tutte le squadre. Il Genoa, che ha battuto lo Spezia l'altra volta, ne ha beccati quanti? 5-6 dal Napoli. Sei. Quindi vuol dire, quando ci sono questi alti e bassi così incredibile, che tutti hanno dei problemi. Anche la Juventus mi sembra che non sia al top. Per cui aspettiamo ancora un po'. Giuste le tue preoccupazioni, giusto
il quesito che poni, però un momentino, sai, la storia dell'Udinese moderna ci ha insegnato a non drammatizzare. No, no, ma non bisogna drammatizzare assolutamente, questo cioè, è a non essere preoccupati più di troppo, più di tanto. Sulla questione degli esterni, Marco, forse possiamo anche dire che Teraves e Ziegler... Sì, no, volevo soltanto... No, scusa io ho parlato di preoccupazione, non di dramma, non di dramma, attenzione, perché so benissimo... Che l'Udinese ha sempre. Non ho detto che hai parlato di dramma, ho detto in generale non drammatizziamo, ma non parlavo di te, ho preso lo spunto per dire non drammatizziamo. Dopo mi ho detto tu non preoccuparti più di tanto perché la storia dell'Udinese ci ha insegnato che situazioni di difficoltà sono sempre state superate. Va via De Paul, mi sembra che sia arrivato Pereira. E quindi l'Udinese è già corsa ai ripari. Se De Paul non va via, giocano Pereira anche e De Paul. E quindi siamo a posto. Marco, sugli esterni, dicevo, Ziegler e Teraves, poi sono anche quelli con le caratteristiche meno spiccate dal punto di vista offensivo. E quindi adesso non so se a sinistra Ziegler o Ojan c'era un problema per Ojan, oppure quale sia stata la scelta di Gotti, magari per tenersi un tantino più coperto lì. Però è chiaro che cambia quando ne hai altri. Molina è molto più offensivo, lo stesso Larsen è più offensivo di Teraves quando potrà giocare. A sinistra Ojan è più offensivo di Ziegler, questo lo dicevamo già qualche giorno fa quando parlavamo delle caratteristiche diverse che completavano gli esterni, quindi era difficile oggi forse aspettarsi che Teraves e Ziegler potessero andare a cercare la linea di fondo, e infatti non l'hanno fatto mai. Corretto, sì, diciamo che Fulvio ha colto un aspetto importante nello sviluppo del 3-5-2, quello che sono un po' i quinti di centrocampo, quelli che dovrebbero determinare un po' anche la superiorità numerica oppure garantire i rifornimenti agli attaccanti. La tua analisi, Francesco, è corretta. Abbiamo due giocatori, Teraves è molto più bloccato, Ziegler non è andato secondo me molto sul fondo proprio perché, come anche ha detto poc'anzi Guido, ha ripreso da poco ad allenarsi, quindi non è pienamente al 100% della sua condizione fisica, e poi sapeva che vuoi non vuoi le rotazioni erano molto molto strette, risicate oggi, e quindi ha dovuto giocare un periodo temporale al di sopra di quello che ha nelle gambe in questo momento. Però io penso che nel momento in cui Molina rientri e Larsen anche rientrino in condizione, allora a quel punto lì, ci auguriamo il prima possibile, a quel punto lì possiamo avere dei giocatori con caratteristiche più spiccate. Però al di là del problema del gol, che speriamo si risolva, possiamo dire sicuramente una cosa: le preoccupazioni che molti tifosi esprimevano, evidenziavano, anche certa stampa dopo le partite amichevoli, e noi dicevamo guardate che le amichevoli sono così, poi in campionato la musica cambia, non è arrivato il risultato positivo, però si è vista una squadra diversa contro una squadra molto più forte di un Venezia, di una SPAL o delle altre che l'Udinese ha affrontato. Dunque questo per dire un po', Nicola, vengo a te per un ragionamento in generale su questo, anche quello che diceva Guido, cioè non bisogna mai drammatizzare, bisogna anche contestualizzare quello che si vede in quel momento. Le amichevoli erano amichevoli, oggi l'Udinese ha giocato bene, purtroppo non ha vinto, ma dimostra il fatto che poi quando si va a giocare per qualcosa di serio la musica cambia. Sì, dice, non è così scarsa come sembrava dalle amichevoli, ma questo non serviva neanche a vedere il debutto per capirlo, no? Dopo se si vuole far chiacchiera sulla immagine cosa... se oggi avesse giocato male. Oggi sì, vabbè, giocato, ma... Guido dice non ha giocato bene. Oggi queste sono cose un po' da tifosi ed è giusto, normale. Io sono d'accordo anche con te. Mi rifiuto di dire che ha giocato bene quando si sbagliano quegli errori. Sono d'accordo anche con te, però io parlo di prestazione generale. Ti ho detto che non ha giocato bene, siamo d'accordo. Ed è questo il rammarico. Sei superiore a un avversario, temuto giustamente alla vigilia, temuto, giochi meglio e perdi, allora dico no, andate in malorsega, non avete giocato bene, questo però, intendo ecco, dire. È normale che il tifoso viva sull'onda delle emozioni, quindi perdi con la SPAL, col Venezia, dici retrocederemo, la giornata dopo vinci o fai punti, andiamo in Europa di nuovo, quello è normale, sta certo. A noi insomma avere una visione un po' più equilibrata. Sulla cosa degli esterni, due cose, uno... Se posso dire la mia, credo che Ziegler abbia giocato con l'idea, Marco, forse di cambiare il meno possibile rispetto all'anno scorso per la prima partita. Visto che dovevi per forza mettere Arslan e Koulibaly perché altri non ne avevi in mezzo, erano già due nuovi rispetto a chi c'era già, quindi è meglio partire con più... lo so, però credo... No, però dico, Ziegler è anche uno di quelli che ha avuto qualche problemino.
che non è stato presentissimo, sì, però... nelle amichevoli. No, non ha mai giocato, credo, nelle amichevoli, però credo abbia prevalso quel tipo di ragionamento lì. Ma anche l'olandese ha giocato, sì, poco, ha giocato pochino. Però almeno una partita l'aveva fatta. Però è nuovo, capito, e quindi non conosci tanti meccanismi. Io credo che io non discuto la formazione. No, no, però si faceva il ragionamento rispetto a quello che diceva Fulvio, cioè che gli esterni nel 3-5-2 devono spingere per mettere gli attaccanti in condizioni di ricevere palle gol, e non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto Fulvio anche perché le caratteristiche di quelli che oggi erano in campo difficilmente avrebbero consentito questo. Sì, ma Fulvio, dimentichiamo anche... Scusate un attimo. No, scusa Fulvio, dimentichiamo anche, non voglio cercare scusanti. Mi tocca. Non voglio cercare scusanti, però il fatto... che all'Udinese manchi anche Striger, che si è abituato a fare l'esterno tutta fascia, difesa e a fondare i colpi, lì è questione di Scalogna, non di manca qualcosa. Sì, manca temporaneamente, e temporaneamente paghi dazio se manca. Non hai il solito gioco senza Striger, perché Striger ha gamba, ha fisico e riesce a fondare i colpi, se è in forma fa anche ottimi cross. Sì. Manca... non dimentichiamo, manca Striger che è in infermeria. E vediamo Molina poi cosa sa fare. Sì. Fulvio. Però posso dire, mi tocca dar ragione a Guido. Cosa vuol dire giocare bene? Ditemi voi, cosa vuol dire giocare bene? No, certo c'è stata superiorità. Aspetta, ma non mi mettere in bocca delle cose che non dico, Francesco, non ho detto ha giocato male, ma cosa vuol dire giocare bene? Perché agli occhi del tifoso, io la partita l'ho vista, agli occhi del tifoso rimane l'idea che tu ti sei mangiato 3-4 gol, perché li hai mangiati, perché hai 3 lasagne, 2 traverse colpite, poi dopo alla fine dici ho giocato bene, ma cosa vuol dire? Certo, c'è stata una superiorità da parte dell'Udinese sul piano del gioco, rispetto al Verona, ma poi dopo alla fine quello che rimane è chi fa gol. Il Verona l'ha fatto e tu non l'hai fatto. Cosa vuol dire giocare bene? È chiaro che di fronte a una sconfitta così, che è proprio immeritata, c'è il rammarico, per cui non dobbiamo dire, ragione Guido, cosa vuol dire? Però ha giocato bene, ma chi se ne frega? Cioè rimane il rammarico. Chi se ne frega, l'ho detto anche Juric in conferenza stampa, ha detto gli allenatori non sempre riescono a far produrre un bel gioco, ma alla fine va bene così. Ho fatto 6 punti, anche se 2 erano aggiunti dalla giustizia sportiva in 2 partite, mi accontento anche se non abbiamo giocato bene. Nicola, tu volevi aggiungere qualcosa in questo? No, volevo dire che è stata, nota di cronaca, una, non dico ennesima, però una delle diverse occasioni perse da Teravest, no? Perché Zeglar sappiamo cosa può dare se fa bene, perché abbiamo un po' un'idea, ci sono state delle partite in cui ha giocato molto meglio di oggi, però Teravest... a parte qualche sprazzo di partita, in questa esperienza udinese non ha mai lasciato davvero il segno. Se pensi che Striger in infermeria e recupera e c'è anche Molina dietro, deve darsi un po' una svegliata, perché dopo diventa il terzo per quella scelta, no? E quindi non è una gran situazione per lui, no? non ha inciso, no? per l'ennesima volta, fa fatica questo giocatore, quindi bisogna un attimo darsi una mossa se si vuole competere, perché la concorrenza sta arrivando. Allora Alice, leggiamo qualche messaggio, poi faremo ascoltare le parole di Gotti sui nuovi Arslan e Koulibaly nuovo per modo di dire, perché già comunque faceva parte della galassia bianconera, commenteremo quello che ha detto Gotti su questi due giocatori che oggi hanno fatto la loro buona prestazione, ma vediamo prima cosa dicono i nostri tifosi da casa. Sì, appunto, leggiamo qualche messaggio dei nostri tifosi, che sono davvero tanti quest'oggi a scriverci. Innanzitutto ci dicono: non vi sembra che al momento la rosa sia sovrabbondante in certi ruoli, difesa, esterni e scoperta tra le mezzali in attacco, soprattutto se De Paul va via? Questo è un primo messaggio. E poi un altro messaggio di un telespettatore che ci chiede come mai Cristo non è stato convocato. Sempre riguardo agli esterni, Vincenzo sottolinea come Owe Jan abbia un'attitudine più
offensiva di Ziegler. Tra l'altro dice può anche essere schierato come interno di centrocampo e in Olanda ha ricoperto entrambi i ruoli. Ci scrive poi Luca Curva Nord che sottolinea e ci pone due tematiche. La prima riguarda Gotti, dice ha rinnovato solo per un anno, questo potrebbe distrarre l'allenatore, riesce comunque a essere concentrato. E poi riguardo all'attacco dice siamo sicuri che la coppia offensiva sia Okaka Lasagna. Lasagna tira sempre di potenza, stile prima parte della scorsa stagione. Se facessimo giocare con più continuità Nestorovski non l'abbiamo mai visto veramente per più partite, magari con più trequartisti. Alcuni l'abbiamo già trattati, quello di Nestorovski lo tireremo fuori tra poco perché parleremo anche dei cambi, no? Perché Gotti ha fatto, poi anche lui ha dato dimostrazione di aver preparato bene la partita, però forse sul cambio, sul primo cambio quando ha messo Weyan e Forestieri, forse si poteva anche osare Nestorovski visto che aveva appena preso gol, due minuti prima avevi preso il gol. Sentiamo però Gotti cosa ha detto sulle note positive a centrocampo dei due nuovi schierati nell'undici titolare rispetto agli altri che lui già comunque conosceva avendoli avuti già a disposizione. Guardi, la vera nota positiva è stata proprio questa di due ragazzi che dei due nuovi che io ho inserito nell'undici iniziale, gli altri nove erano già qui anche l'anno scorso, che però si sono messi a disposizione secondo quello che abbiamo preparato, secondo quello che ci diciamo, e non è così scontato perché Arslan alla sua prima partita del campionato di Serie A ha dato dimostrazione di personalità, di voler la palla e di muoverla con i tempi e nel modo che chiediamo. Koulibaly si è speso tantissimo e avrei gioito particolarmente se fosse stato premiato dal gol in due o tre degli inserimenti che ha fatto senza palla dove ci è andato molto vicino. Beh, belle parole per i due centrocampisti che hanno fatto la loro buona prestazione. Possiamo così collegarci sul centrocampo a una domanda che è arrivata da casa, cioè qualcuno dice siamo un po' troppo corti, se parte De Paul ok, però De Paul al momento non parte. Ma il problema è siamo troppo corti? Sì. Siamo troppo corti, temporaneamente, ma che colpa, non è colpa di nessuno, se Mandragora è fermo, Iaialo è fermo, Wallace è fermo e sono sì, tre, Strigger è fermo, siamo al di là di Mandragora, i tre tra 20 giorni sono a posto, e Scalogna, se contemporaneamente l'Udinese non può prendere altri quattro centrocampisti quando fra 20 giorni tre sono a posto, cosa ne ha, sette? Più Pereira che ha preso 8, no, è un lusso. Sì, che poi assurdo. Tra l'altro quelli che hanno giocato oggi hanno giocato bene. E più Koulibaly 9. Non è necessario. E più Koulibaly 9, e più Aslan 10. No, in questo momento purtroppo si paga anche dazio, mi secca tirare fuori questa parola, ma è la verità, sono i fatti, anche la Scalogna degli infortunati, perché ieri mancavano Strigger, Mandragora, Iaialo, Wallace, protagonisti un anno fa. Molina. È Molina. Vabbè, beh, Molina vabbè. Sì, sì, no, non lo, ora non lo considero perché Molina è arrivato ieri. Rispetto allo scorso anno c'era solo il signor De Paul che non è ancora al meglio, insomma questa è la situazione, ma certo. È una situazione temporanea. Allora Fulvio, vedevo che tu non eri d'accordo però perché hai detto facevi no con la testa. No ma quando usa Guido, quando usa questi termini dazio, pagata, la sfortuna nel calcio non esiste. Parliamoci chiaro, è chiaro che è vero, l'Udinese, i tifosi parlano da casa dei centrocampisti, ma l'Udinese è vero, ha fuori Wallace, Mandragora e lo stesso Iaialo, il centrocampo con questi tre giocatori qua effettivamente forse anche troppo ricco, diciamo la verità, è troppo ricco. Il problema, torno a dire, è la fluidità del gioco sugli esterni, auguriamoci che Overyan sia un giocatore, perché l'anno scorso vi ricordate Sema era protagonista in determinate partite, per cui auguriamoci che Strigger Larsen rientri, ecco, forse non lo so, certo tanti infortuni proprio adesso, magari dopo la sosta, perché fra due domeniche ci sarà la sosta, per cui auguriamoci che questi almeno 3-4 di questi giocatori riprendano tutto qua. Sì, infatti siamo corti, ma giusto sì. Il tempo di recuperare allora, qualche infortunato. Ha ragione Fulvio quando dice basta parlare di sfortuna. E io ho detto mi dà fastidio
tirar fuori la parola sfortuna. Ma stasera andate un po' troppo d'accordo. Quindi ho premesso che mi dà fastidio parlare di sfortuna, però viva Dio! Contemporaneamente... Se sbagli tre gol non puoi parlare di sfortuna. Questo è vero. Allora, pubblicità, torniamo tra poco. Sto parlando di infortuni traumatici io. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta e allora noi vogliamo adesso proseguire parlando di centrocampo, dell'ormai certo arrivo di Pereira, perché Pereira è già a Udine, si stanno completando tutti gli iter, quelli burocratici, i contratti e tutto quello che c'era da fare con le carte bollate, come si suol dire, poi le visite mediche, ma a breve sarà messo a disposizione del tecnico per potersi allenare e pian piano poi essere aggregato al gruppo e poi giocare. Allora, ci sono tanti quesiti su Pereira che vorrei chiedere ad Alice di riassumere leggendo i messaggi che sono arrivati dai telespettatori. Sì, Francesco, tanti messaggi circa il suo utilizzo, tant'è che Andrea ci dice se dovesse rimanere De Paul e arrivare Pereira, cosa succede? E un altro telespettatore invece, Nicola, scrive: Pereira dove dovrebbe giocare in questa Udinese? Il 3-5-2 è penalizzante o si dovrebbe cambiare? E si dovrebbe cambiare in realtà. E poi Vincenzo scrive: Arslan è un ottimo centrocampista in quanto ha una spiccata attitudine all'impostazione, abbina anche un'importante fase di interdizione. Sarebbe interessante vedere due centrali di centrocampo davanti alla difesa, Arslan e Wallace. Certo è che all'orizzonte, anche in caso di arrivo di Pereira, si aprirebbero nuove soluzioni tattiche. Allora, la preoccupazione di qualcuno è che Pereira nel 3-5-2 non possa giocare. Io faccio semplicemente un passo indietro a 8 anni fa. Dove giocava? Giocava nel 3-5-2 con Guidolini, ed è lì che è esploso. Allora chiedo a voi che siete più bravi di me, Marco. Ma i giocatori forti, come Pereira, si trovano una posizione può da solo. Può fare la mezzala, può fare tutto, la mezzala, il sottopunta, il trequartista, eventualmente anche l'esterno di fascia. È un giocatore forte Pereira, quindi la posizione è relativa. No, la qualità paga sempre, però attenzione, è anche più si parla adesso. De Paul, Pereira, eccetera. Chi difende dopo? E chi difende? Ci serve anche un certo equilibrio, perché sennò se gli altri due devono giocare senza l'equilibrio non fai alternanza De Paul senza equilibrio, perché trovi il sistema. Serve anche chi fa legna qualcuno. Cioè, però in quel caso hai più possibilità di andare in gol, come diceva Fulvio, partendo dalle mezzali piuttosto che dagli esterni, e ti copri di più sugli esterni. Una volta c'era Alan, c'era qualcuno che teneva. Adesso ben venga la qualità, perché la qualità alla fine fa sempre la differenza, però attenzione a non sbilanciare la squadra, a non squilibrare la squadra, perché deve essere sempre un certo equilibrio tattico. Però al di là della risposta scontata, Nicola, la domanda cosa succede se arriva, se non va via De Paul, arriva Pereira, la risposta scontata è siamo più forti, perché arrivano sì, giocatori di grande qualità. Che in qualche modo giocano tutti e due, esatto. Devono giocare, se sono due forti devono stare in campo, poi noi non facciamo l'allenatore, quindi se ne occupa chi di dovere, però insomma ci sono tante soluzioni. Uno potrebbe anche essere la mezzala, vabbè, però forse la squadra è un po' troppo esposta all'avversario, un po' troppo debole a livello di copertura. Ma può fare anche la mezza punta, puoi fare anche Pereira lasagna, Pereira o Kaká o quello che è, no? Perché è un giocatore che ha mediamente 7-8 gol nelle gambe. Adesso non mi ricordo gli score stagionali, ma li ha sempre fatti, più sì, di 5-6 gol li ha sempre fatti. Può anche essere uno che metti dietro o è vicino a una punta con quella centrale davanti, oppure sì, fai 1-2, puoi fare tante cose. È vero che ha giocato da esterno, perché Guidolin lo metteva lì esterno destro, fece anche, se lo ricorderanno in tanti, un gol alla Lazio in uno spareggio, esatto, Champions, o insomma una partita decisiva per quel risultato lì. Non so se al passo, non è che è un ultra trentenne, ha 29 anni, ma se al passo per fare quel ruolo esterno lì ancora adesso, o più che altro anche la volontà. È ancora giovane, 29 anni. Sì, no, è giovane, però sai, dopo che uno annusa ma comunque, il campo nella parte centrale, sì, dopo... Il problema di una squadra, adesso non sto parlando dell'Udinese, parlo in generale, è se hai qualità o non qualità. Se la qualità è scadente è un problema. Puoi avere tanti giocatori che hanno cuore, che danno dentro, ma la differenza l'ha sempre fatta la qualità. Quindi se arriva un giocatore di qualità è sempre il benvenuto. Dopo è l'allenatore che è preposto a metterlo nel posto giusto, ma sì, la qualità è sempre benvenuta. Fulvio, tu cosa pensi?
Pereira non può essere un problema se arriva e se non va via De Paul, voglio dire. Io ha ragione Guido, il giocatore basta di qualità. Basta con questa ragione Guido, basta. Ti cambiamo problema, trasmissione. Ti mandiamo a fare un'altra trasmissione, ma non puoi andare d'accordo sempre con Guido, mi smonti gli ascolti. Io non lo so che pastiglione ha preso, però dice delle cose sagge. Forse l'hai preso tu il pastiglione. Rispetto. Guarda che seguivo il calcio, no, quando tu avevi ancora i calzettoni, cose... sai, il biberon. Ricordati che sei nato a Pastiglione, che pastiglione? Dice delle cose sagge. Allora, il problema non è il modulo. Io per esempio, ho dei seri dubbi che Luca Gotti voglia cambiare modulo, manterrà il 5-3-2 o il 3-5-2, bisognerà capire in quei tre di centrocampo, oppure come ha detto Nicola, nei due di attacco probabilmente giocherà a fianco di uno dei due, o di Lasagna o di Okaka, dipende dalle volte, oppure nei tre di centrocampo può fare uno dei tre di centrocampo, chiaramente con delle attitudini più offensive, oppure ho difficoltà, perché lo chiedo a voi, siete così convinti che cambia modulo per Pereira? No, assolutamente. Ma Gotti, io nessuno, nessuno ha detto che cambia modulo, abbiamo soltanto detto che l'allenatore avrà qualità in più, sta a lui cercare la soluzione tecnica, non tattica, tecnica migliore, mettere i giocatori nei posti giusti, ma il modulo sarà sempre il 5-3-2, il 3-5-2. Come giocava Guidolin ha sempre, almeno il Guidolin bis, impostato l'Udinese col 3-5-2 e giocava Pereira. E aveva però anche un bel mastino che era Allan, e quindi vengo a questo, scusatemi, con Pereira e con De Paul, si può rinunciare secondo voi al centrocampista centrale classico? No, gli fai giocare tutti e due, no, Wallace Arslan. Però chi è che fa? Cioè, tutti e due. Wallace, Arslan e i due sottopunta più una punta sola. Ho capito. 3-4-2-1. E chi è che randella però? Wallace e Arslan. Sì, ma guarda che il Guidolin alla fine... Parlavo di un'idea diversa, di rinunciare al Wallace e all'Arslan della situazione e di mettere uno che randella con De Paul e con Pereira. È una soluzione ipotizzabile? Si può rinunciare a questo tipo di giocatore? È troppo sbilanciato. Però Guidolin, se ricordi bene, giocava... È chiaro, quando aveva Sanchez, altra qualità, era un allenatore fortunato. Era un allenatore fortunato. Quando non aveva più Sanchez, giocava con una punta soltanto e c'era anche Pereira. Perché non si può giocare con una punta? Quando c'è qualità. Sì. Quando c'è qualità hai mille sbocchi o hai più sbocchi per trovare il gol. Certo. Più soluzioni, più fantasia, più tecnica per trovare il gol. Quindi il problema, secondo me, non sussiste. Però non abbiamo il centrocampista che è randella, quello è vero, non ce l'abbiamo. Uno proprio che abbia quelle caratteristiche, il Gattuso, l'Allan, forse Mandragora nel momento in cui dovesse recuperare con maggiore qualità può essere quel tipo di giocatore. Può quindi potrebbe lui. Essere quello che mette un po' di equilibrio lì, non ha la visione di gioco che ha un centrocampista che imposta, un po' più basso, ma ha però quella interdizione, la capacità anche di inserirsi. Forse si troverà la quadra quando... Speriamo che la trovi prima, Gotti, per quanto riguarda sicuramente equilibri e risultati. Fulvio, alzavi la mano o stavi sbadigliando? No, stasera tu mi vuoi far mettere contro Guido. Sì. Allora io faccio il malizioso. Riscaldo per le pagelle, no? Faccio il malizioso. Siccome sono tre volte, se non quattro, che nomina Guidolin, io non vorrei che pensasse Guido, magari, sai, il nome di Guidolin, non lo so, dico così. L'ho tirato fuori lungi da me, per carità. L'ho tirato fuori io, Guidolin. Ho parlato di Guidolin come un periodo storico in cui giocava Pereira. Solo questo riferimento a Guidolin, giocava Pereira con Guidolin, per l'amor di Dio. Adesso mi tirate fuori Guidolin. Ha pareggiato la Juventus, calcio di rigore scommetto, no? No, no, l'hai tirato fuori tu Guidolin. No, ha pareggiato... 2-2, è arrivato il pareggio della Juventus da pochissimo con Cristiano Ronaldo, nonostante fosse rimasta in 10 perché è stato espulso Rabiot 20 minuti fa all'incirca, è stato espulso al 62esimo. E quindi siamo 2-2 tra Roma e Juventus. Dacci qualche altro messaggio, dacci lettura di qualche altro messaggio, Alice, se abbiamo ancora
qualche aggiornamento? Sì, ci scrive Nicola, dice Musso, Neuting, De Maio, Becao, Larsen, De Paul, Wallace, Mandragora, Teraves, Pereira o Kaká, questa sarà l'Udinese del futuro? E dice poi Pereira deve giocare da seconda punta, unica soluzione. Luca concorda con Marco, dice un 3-4-2-1, due trequartisti, una punta che identifica in Nestorowski che è finalmente più vicino alla porta. E poi una domanda, secondo voi che tipo di attaccante verrà preso da affiancare a Okaka, Lasagna e Nestorowski, una prima o una seconda punta? Una prima o una seconda punta, a seconda di chi eventualmente dovesse, ma non parte nessuno degli attaccanti, quindi secondo almeno fino al 5 ottobre possibile di tutto, però se le cose rimangono così può anche darsi che non arrivi nessuno, ma comunque allo stato attuale ma secondo me arriverà un attaccante ma non sarà quello che ti fa 20 gol a campionato. Allora le caratteristiche dell'attaccante, ma non saranno da 20 gol a campionato, ma il concetto è sempre lo stesso: l'attaccante, se è bravo, che sia seconda punta, che sia punta centrale, se è bravo fa bene, se non è bravo, punto è questo, è bravo inteso come utile all'Udinese. Se è un giocatore utile all'Udinese non mi interessa se è seconda punta o prima punta, così per completare l'organico. Io credo che arriverà un giocatore d'utile che possa fare anche la prima punta al limite o l'esterno. Allora, a proposito di attacco, una piccola considerazione sui cambi. Oggi ne ha fatti 3 su 5 disponibili, ma questo è un dettaglio che non ha nulla a che vedere con quello che stiamo dicendo. È entrato Forestieri, che non è proprio una punta, ed è entrato dopo 2 minuti dal gol preso, no? Quindi l'idea era quella di andare subito a cambiare qualcosa per recuperare. Nestorowski è entrato molto più tardi, eppure più attaccante di Forestieri, sì, volendo andare proprio a cercare il pelo nel ma volo. Sai, allora il pelo nel volo. Sai che ieri mentre facevo poteva usare una strategia diversa. Ieri mentre facevo la formazione ho detto, e se mette dall'inizio Forestieri, avevo questo dubbio, perché so che lui vede bene Forestieri. L'ha provato Mezzala anche nella gara contro la SPAL, quindi lo conosce bene, tutti abbiamo parlato, è un attaccante, lui lo fa giocare come Mezzala, lui l'allenatore. E ieri, mentre faceva la formazione, ha detto, fino all'ultimo ho avuto questo dubbio, dopo l'ho azzeccata, di Forestieri. Quindi quando l'ha mandato in campo come primo cambio non mi ha stupito più di tanto, perché conoscendo il tecnico e so che ha... non dico un debole, ma questo giocatore gli piace, ho detto primo cambio lo mette dentro. Però non è un attaccante, sì, cioè è più attaccante Nestorowski di Forestieri. Uno, magari Marco, che fosse bravo nell'uno contro uno. Bravo, esatto. Nell'uno contro allora, uno allora proviamo a spiegare. Perché gli attaccanti c'erano già, serviva uno che saltasse l'uomo, nessuno saltava l'uomo. Questa è una spiegazione. Ha provato solo De Paul a saltare l'uomo, troppo poco, serviva un altro, loro erano chiusi. Serviva uno veloce, agile, questo l'ha messo dentro. Bene, no, questa è una spiegazione. Marco, tu la concordi? Io la concordo pienamente, anche perché Okaka, sì, per creare superiorità numerica, lì, no? Stavano chiaro. Bene. Poi, indubbiamente, lui ha cercato, appunto, come ha detto anche Nicola e Guido, di avere un uomo fresco che sapesse creare, saltare l'uomo, creare la superiorità numerica, aprire un polverone. E sì, il cambio, secondo me, anche ci perché sta. Ha visto che aprendo il gioco sulle fasce non ce la facevi perché non andavi. E quindi era l'unica soluzione. Sentiamo anche Fulvio su questo. No, non sono d'accordo, posso capire che lo dica Guido, ma non lo capisco e non lo concepisco che lo dica Marco. Non togliamo sono d'accordo. La tessera, Marco. Allora, dammi la tessera. È vero, puoi far entrare Forestieri, ma nello stesso minuto. Restituendo la tessera. Nello stesso minuto. Eccola qua, ritirata. Devi fare entrare Nestorowski. Ho ritirato la tessera a Marco. Allora, ieri l'Inter ieri l'Inter perdeva 3-2, ha fatto 5 cambi al 65esimo. Ormai gli allenatori hanno la possibilità di cambiare 5 uomini, per cui non vedo per quale motivo mettevi dentro anche Nestorowski, perché l'Inter ieri aveva gente che deve vendere per questioni di bilancio, si trova con campioni in panchina, ieri li ha sfruttati, ma anche se ha messo dentro Sanchez, Nainggolan, Vidal, se non sono quei
quegli sprovveduti difensori della Juventus che gli regalano il pareggio e poi il 4-3, sai, l'Inter ieri ha giocato male anche se aveva i 5, perché l'ultimo gol è inconcepibile in Serie A prenderlo, un cross telefonato che il portiere sta fermo, nella propria area era il cross e il signor D'Ambrosio ha segnato indisturbato. Questi gol in Serie A non si prendono, critichiamo noi i giocatori dell'Udinese, ma io ieri quando ho visto D'Ambrosio segnare in quella maniera attaccato nell'area piccola ho detto la Fiorentina povera è giusto che perda, e anche il gol del 3-3 si è fatta prendere come dei polli, tagliare fuori tutta la difesa, insomma. Però anche allora, la Fiorentina e dopo tutti bene, a dire grande Inter, ieri l'Inter non ha giocato bene, però si guarda il tabellino come ma sempre, la Fiorentina perché ha siamo abituati bene a guardare il tabellino. La Fiorentina ha giocato bene. No, perché quando, becchi quei gol così non posso dire che ha giocato bene. È stato superiore però. È stato equilibrato l'incontro. Ma quando becchi gol così come l'Inter, non è, nessuno dei due ha giocato bene. Perché non è possibile in Serie A prendere i gol che ha preso l'Inter e prendere i gol che ha preso la Fiorentina. Ma è lo stesso discorso dell'Udinese. Dice ha giocato bene, poi dopo però hai perso 1-0. Ma sono detto, io ho detto di no. Bene, ma cosa ho detto io? Non eravamo d'accordo prima io e te. Ma se abbiamo detto le stesse cose io e te. Sta dicendo la stessa cosa adesso. Guarda, mi preoccupi, sai. Mi preoccupi. Litigate quando dite cose diverse. No, no, mi preoccupa. Se litigate quando dite cose diverse. Vabbè che alla distanza accusi la fatica, ma mi preoccupi. Allora, non è possibile. Che stai tirando fuori? Sto tirando fuori, attenzione. Aspetta un attimo. Cioè, giri armato? Per questa volta ti ammonisco. Per questa volta ti ammonisco. Ma cos'è l'etichetta del giubbino? La prossima volta ti mando fuori. Cos'è l'etichetta del giubbino? Dove l'hai presa lì alla... No, questa è la scheda del garage della mia macchina. Ah, pensavo fosse l'etichetta della giacca. Ma Fulvio, prima abbiamo detto le stesse cose io e te, e adesso le ho ribadite sull'Inter e la Fiorentina. Non dirmi allora, ma se l'ho detto io prima, che non posso dire che l'Udinese ha giocato bene, anche se è stata superiore al Verona, per i marchiani errori commessi. Come ieri, non posso dire che l'Inter ha giocato bene, non posso dire che la Fiorentina ha giocato bene, perché i gol presi dalla Fiorentina e dall'Inter si beccano nei dilettanti. Alice, andiamo a leggere qualcos'altro, dai, poi vediamo le pagelle. Sì, allora ci scrive Roberto, riguardo alla partita ha prodotto un buon calcio, ma purtroppo per vincere bisogna segnare, si intravedono le stesse mancanze dell'anno scorso. Speriamo che De Paul rimanga e lui il trascinatore di tutto. Diega, precisiamo, è vero che non abbiamo avuto sfortuna, però la fortuna non ci aiuta perché le due traverse potevano. Il nostro telespettatore sottolinea che abbiamo giocato male, l'impianto di gioco funziona, però ciò che bisogna eliminare sono appunto. Ha detto anche Guido hai ragione, perché hai omesso Guido? Cioè, hanno tutti ragione stasera, Guido. Questa sera hanno tutti ragione. Allora andiamo a leggere le pagelle, la sigletta. Ha più grip, questa tutto rock sigletta, quest'anno, sì, tutto, tutto più rock. Cominciamo quindi il grande circo delle pagelle, cominciamo dalla pagella di Guido Gomirato, vediamo quali sono i voti di Gomirato stasera. Iniziamo allora dalla pagella di Guido che ha dato un 6,5 a Musso, 5 per Becao, 6 per De Maio e 6 anche per Samir. Teraves 5,5, De Paul 6,5, Arslan 5,5, Koulibaly 6, 5,5 invece per Ziglar, Okaka 6, Lasagna 5, la sufficienza per il mister Gotti, Oweyan 6,5, Forestieri 5, invece Nestorowski senza voto. Io volevo capire da Guido perché Arslan al di sotto della sufficienza, visto allora, che abbiamo detto che ha fatto una buona partita. Allora io quando do i voti ai giocatori non tengo conto se sono infortunati, se sono nuovi, se sono vecchi. Io vedo la partita. Il signor Arslan mi ha stupito perché ho detto, ma questo qua in campo ci sa fare, ha mestiere, ha una certa personalità. E ho detto, questo qua è giocatore. Però è calato troppo presto perché a un certo punto ha perso delle palle perché non è ancora in condizione e io devo tener conto che è durato un po' di meno rispetto agli altri, tant'è che è stato sostituito abbastanza presto perché non ce la faceva più, solo per questo il 5,5, ma il giocatore che ho visto oggi ho detto beh, questo al calcio ci sa fare, ha una certa esperienza, è anche un po' smaliziato, il faletto se da fare lo fa a ragion veduta, però
il giudizio tenuto conto sino quando l'energia ce l'ha fatta rimanere in campo. Sino quando l'energia lo ha sorretto. Sugli esterni vediamo entrambi sotto la sufficienza tra Travest e Zeglar, il che combacia col discorso che abbiamo fatto, che gli esterni non hanno aiutato molto in fase di spinta. E quindi il voto sicuramente immagino sia per questo, no Guido, che non hanno contribuito, che poi per la parte difensiva non è che abbiamo fatto danni. Vedi, però, vedi prima Fulvio ha detto, ma io sono, credo di se ben ricordo, se non intervenite, se dico cose non giuste, sono un po' preoccupato perché questi esterni non spingono, perché eccetera eccetera. Oggi non ho visto spingere gli esterni, sì, li ho visti un po' fiappetti, un po' non meritevoli di un 6. Perché è mancata la fase di spinta. Sì, ma perché ma anche perché sono in ritardo. Però io non posso tener conto che sono in ritardo. No. Io ho visto quello che in campo il loro rendimento non era quello. Ma anche perché non sono esterni. Sì, perfetto. Dalle caratteristiche di spinta. Ho dato 5,5. Ok. Allora. A Lasagna ho dato 5, avrei dovuto dare 4 perché non è concepibile sbagliare quei gol. Andiamo alla pagella. Però sei stato buono con Okaka, non è buono con Okaka, sì. Beh, Okaka, se il signor Lasagna avesse segnato su quell'assist che ha fatto, che azione, allora tutti dicono Okaka bravo, ha sbagliato Lasagna, perché la giocata di Okaka è stata buona, sì, è andato via in contropiede, gli ha dato segna e lui non ha segnato. Se avesse segnato... Pagella di Nicola, andiamo avanti, pagella di Nicola Angeli. La pagella di Nicola, allora, un 6 per Musso, un 5 per Becao, De Maio 6,5, Samir 5,5, Travest 5,5, De Paul 7, Arslan 6, Koulibaly 6,5, Zeglar 5,5, 5,5 anche per Okaka, 5 invece per Lasagna. 6 anche in questo caso per Mister Gotti, Oweyan 6, Forestieri 5,5, Nestorowski senza voto. Caso sugli esterni, confermato che qualcosa non ha funzionato, immagino anche per te Nicola il discorso sia in fase di spinta, perché poi per il resto non hanno fatto ne abbiamo discusso, insomma, altri danni, danni approfondita prima, sono stati sotto la sufficienza, non nettamente ma sotto la sufficienza. Ripeto, la cosa che a me delude di più è Travest, perché almeno Zeglar sappiamo quello che può dare e oggi non ha dato, ma alcune partite buone nelle esperienze precedenti le ha fatte. A Travest manca sempre, ma neanche il centesimo, i 10 centesimi per fare l'euro, no? E fa sempre fatica e non convince mai, a parte qualche frazione di partita degli anni scorsi, non mi ha mai convinto più di tanto, quindi un po' mi delude perché è un'occasione, no? Vabbè, adesso giocherà ancora perché Strigger non torna fino a prima della pausa, credo, e quindi avrà ancora occasioni, però deve darsi una spicciata, con questo voglio dire. Arslan 6. Perché mi ha esaltato, perché subito ha fatto la cosa che si fa di solito per farsi ben volere dai compagni, cioè ha preso uno buono degli altri e l'ha picchiato con Zaccagni, sì, subito la prima roba, no? Questa è alla vecchia proprio, Marco, no? Prendo, battezzo quello forte e entro duro, quindi si vede che vuol farsi ben volere dagli altri e sa il fatto suo. Sono stato generoso con Koulibaly perché sembrava non lo so, che fosse lo scarto all'inizio del calciomercato, invece si sta imponendo e secondo me può rimanere, nonostante insomma qualche proiezione o qualcosa che diciamo anche noi, insomma, possa avere mercato in Serie B, possa andare a qualche altra parte. Secondo me Gotti crede in lui e avrei messo anch'io 6,5 a Weyan, non solo 6, ma perché mi è piaciuto, perché è un bel giocatore, elegante, a tecnica, è un bel acquisto davvero. Dobbiamo ancora imparare a conoscerlo perché manca una U fra la O e la W, questo nota per la regia, anche manca una U, si scrive correttamente con la U, la regia non ci quindi entra. manca è colpa tua, allora è colpa mia, okay, allora benissimo, sono eccitato dall'aver fatto notare un tuo errore. Allora andiamo avanti con la pagella di Fulvio Collovati. Prossima pagella, allora la pagella di Fulvio, che ha dato la sufficienza al 6 a Musso, 5,5 per Becao, De Maio 6, 6 anche per Samir e 6 per Travest, De Paul 6,5, Arslan 5,5, Koulibaly 6, 5 invece per Zeglar, 5,5 per Okaka, 5 per Lasagna, 6 anche in questo caso per il mister Gotti, Oweyan 6, Forestieri 5,5, senza voto Nestorowski. Beh Fulvio, quando hai finito di controllare sul foglio se ho fatto errori, puoi commentare la pagella.
è vero, stavo controllando se avevi scritto giusto, ma io l'unica cosa che dico è forse Guido è stato troppo generoso con Okaka. L'Udinese ha bisogno di ritrovare il miglior Okaka, lo vogliamo dire? È ancora, è molto generoso, corre per tutto il campo, però non è ancora l'Okaka, è vero, siamo agli inizi, però... A parte quel passaggio lì a Lasagna ha fatto veramente molto poco, per cui io mi auguro nelle prossime partite di vedere l'Okaka che tutti vogliamo, ecco. Poi i voti sono in linea con Nicola. I voti sono tutti in questa sera, guarda, non c'è proprio possibilità di litigare perché i voti sono tutti in linea. No, ma rivediamoli insieme. Anch'io volevo dare 4 a Lasagna. Volevo dare 4 alla Lasagna, ma 4 o 5 alla prima partita del campionato non ha senso. Se le cose si ripetono è chiaro che arriverà, però auguriamoci di no. Comunque tutti d'accordo sul fatto che De Paul è stato il migliore e questo l'abbiamo detto anche prima, per il resto mi sembra tutto in... Serviva un altro che saltasse l'uomo come De Paul nel secondo tempo. Ecco. Per questo ha inserito Forestieri. Sì. Bene. Marco, tu hai qualcosa da dire sulle pagelle? In linea con tutti, insomma, abbiamo già espresso un po' i pareri positivi su Arslan, che comunque è durato poco, causa anche un periodo di inattività lungo, però a me è piaciuto per la personalità con la quale ha gestito la palla nel primo tempo. E poi indubbiamente sì, ci sono un po' di opinioni discordanti su Okaka. Io sono d'accordo un po' più con Guido, non è il caso di andare a bastonare troppo Lasagna, perché gli attaccanti i gol li sbagliano, però una tiratina d'orecchie per quanto riguarda il cinismo il mister penso che gliela farà fra domani e martedì. Alice, andiamo a vedere qualche altra cosa dai messaggi prima di avviarci alla chiusura, poi riepilogheremo anche i risultati, sta per concludersi anche la partita di Roma. Allora, dai messaggi ovviamente arrivano commenti per quanto riguarda i voti, per quanto riguarda le pagelle. I nostri telespettatori sono d'accordo sul fatto che i voti siano stati molto generosi per Okaka e per Lasagna. In particolare dicono Lasagna avrebbe meritato un punto in meno in questa partita. Questo per quanto riguarda i messaggi, mentre la partita in corso tra Roma e Juventus non ha visto mutare il risultato, ancora 2-2, siamo all'89esimo. Allora, cominciamo a riepilogare anche il quadro intero della giornata, delle partite che sono giocate, ne mancherà una che verrà giocata domani, per il resto ne abbiamo, sono state giocate tutte le altre, manca Bologna-Parma. Comunque, questo se, è il quadro. Se posso 10 secondi, sì, sulle pagelle. Mi sembra che Fulvio l'abbia detto, l'avevo detto anch'io, era da 4, gli aveva detto 5, non calchiamo la mano, 4-5, è chiaro che c'è una differenza, ha giocato male, l'abbiamo detto, gli abbiamo dato 5 prima partita, non era in serata, non in giornata, e questo l'abbiamo visto tutti, però sai, partire dando un 4 a Lasagna, allora bisognava tirare giù altri voti anche ad altri, certo. Perché bisogna essere onesti con tutti, non pignolo, non preciso con certi giocatori, perché se lo sei con un giocatore devi esserlo con tutti. Beh, però tu a volte dici che quando sai che un giocatore può dare un certo rendimento, sì, ma sposo, il voto sposo, lo vai a commisurare sposo anche la filosofia di andare. Collovati che dice: attenzione, oggi hai 5, non hai fatto niente, se ti ripeti diventa 4. Qui c'è un bel pastiglione che Guido ha preso, poi Guido per cortesia consiglialo anche a noi. Cartellino giallo di nuovo. A chi? A Guido. Perché? A Guido perché... Ma questo è doppio giallo però. Perché ha parlato di sfortuna, non può parlare di sfortuna. Ma vedi che hai capito ancora male. Ho detto, mi è difficile parlare di sfortuna, perché neanch'io di solito parlo di sfortuna. Io raramente parlo, però non si può neanche chiudere gli occhi a una situazione che si è verificata. Mandragora si fa male, subito dopo Iaialo, poi ieri fa l'allenamento il signor Wallace, si fa male anche lui, Strigger operato, un po' di scalogna c'è. Siamo nel recupero a Roma, allora Vince intanto andiamo comunque a ripilogare i risultati, dai lettura di quello che è successo fino adesso. Andiamo a vederli subito insieme allora con l'ausilio della grafica. Dunque,
a Torino Atalanta batte Torino 4-2, a Cagliari Lazio batte Cagliari 2-0, a Genova Benevento batte Sampdoria 3-2, a Inter Fiorentina 4-3, a Cesena Sassuolo batte Spezia 4-1, Verona Udinese 1-0, mentre a Crotone Milan batte Crotone 2-0, Napoli Genoa 6-0, Roma Juventus 2-2, appunto siamo ancora al recupero, ancora la partita non è terminata, secondo minuto di recupero, Roma-Juventus 2-2. 5 vittorie esterne, 5, su 9 quello, incontri, volevo dire, 5 su 9 incontri manca ancora uno, su 9 incontri, se vince la Juventus siamo 6 su 9 incontri. Perché deve vincere la Juventus? Non vince, ma se dovesse vincere... Perché le daranno un rigore, dice, no? Sai, c'è anche, da come c'è anche si conferma il... questa tendenza delle vittorie in trasferta con le porte chiuse, anche se ormai ritengo che si stiano un po' abituando, e quindi forse ne vedremo sempre meno. In realtà le vittorie esterne che abbiamo visto, al c'è di là di quella del Benevento, forse ci stanno tutte. Torniamo di nuovo sui risultati. Quello della Sampdoria è un suicidio collettivo, quello della Sampdoria. Ma ti dico, al di là della vittoria, che è una sorpresa, quella del Benevento, a Genova. A livello di risultato. Sì, a livello di risultato ci può stare che l'Atalanta vinca a Torino, forza sulla Torino, carta che la Lazio squadre. Vinca contro il Cagliari, a prescindere da porte aperte o porte chiuse. No? Sono risultati che ci possono stare, che il Sassuolo vinca contro lo Spezia. Non sono sorprese, dici. Che il Milan vinca a Crotone, quindi è un discorso quello di questo post-Covid porte chiuse che favorisce le vittorie in trasferta, che per questo turno non mi sento di sottoscrivere in pieno. Fulvio, dici anche la tua mentre aspettiamo che la Roma vinca la partita. No, vabbè, ma non esiste più il fattore casalingo. Da quando c'è il lockdown è chiaro che giocare in casa, giocare in trasferta, più o meno la stessa cosa. Però vedi che non capisci, ha ragione Guido. Tu questa sera hai preso tu un pastiglione, ti sta facendo addormentare. Io ho fatto un altro discorso. I risultati di oggi sfuggono a questa regola, perché che la Lazio vinca a Cagliari ci sta, che l'Atalanta vinca a Torino ci sta, non ci sta forse che il Benevento vinca a Genova con la Sampdoria. Ma anche l'Atalanta che vinca così facilmente al nuovo Torino col maestro Giampaolo non è così scontato. È ironico questo maestro Giampaolo, il nuovo Torino, o dicevi sul serio? No, io l'ho letto da alcuni colleghi di Guido che hanno scritto così, per cui l'ho letto e non faccio altro che riportare quello che ho letto, ecco tutto qua, per cui non è così scontato vincere a Torino, dai. Vabbè, secondo quello che dicono i colleghi di Guido. Sì, però vedi, la Sampdoria che vince 2-0. Finita. Nel secondo tempo e becca 3 gol, 2 dei quali nel finale, vuol dire che la Sampdoria ha dei problemoni da risolvere ancora. È finita 2-2 a Roma. Quindi solo 5 vittorie tra Roma e Juventus. 5 e poi chissà, domani vediamo cosa succede con l'ultima partita, potrebbero essere anche 6 se vince chi il gioca Parma. Domani. Il Parma, potrebbero essere 6. Il ragionamento era che queste vittorie qua in trasferta sarebbero potute capitare anche con gli stadi pieni, visti i rapporti di forza delle squadre in campo, salvo Sampdoria-Benevento, che è stata una sorpresa. La classifica, vediamola, sono passate 2 giornate, c'è chi però ha un turno in meno giocato, dunque chiaramente una classifica non veritiera, e anche il Bologna e il Parma che dovranno giocare domani non hanno ancora una partita a loro vantaggio. Come vedete c'è il Verona in testa che ha potuto beneficiare dei 3 punti presi a tavolino contro la Roma. La Roma farà ricorso, sono 6 punti, poi meno su B11, vedremo come andrà a finire. Chissà, creerebbero un precedente secondo me se facessero marcia indietro, ma in Italia, nella giustizia e in quella sportiva pure, abbiamo visto tutto e il contrario di tutto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, Fulvio. Allora mi raccomando, alla prossima, mercoledì sera, un pochino più agguerrito con Guido, perché altrimenti il programma non funziona. Mi costringe a inventare qualche altra cosa. No, non ti preoccupare, Guido. No, devo dire, si sta comportando bene, per cui non mi sento di criticarlo più di tanto. Vabbè. Grazie Fulvio, ciao. Ci vediamo mercoledì sera. 21:30, grazie a voi, buonasera, dopo grazie Udinese, a voi Spezia. Grazie a voi, ciao. Grazie Guido.
Grazie a voi, buonasera. Grazie a Nicola Angeli, Marco Canciani, grazie naturalmente ad Alice Mattelloni. Ciao Alice. Buonanotte, grazie a tutti. E a tutti i telespettatori che ci hanno scritto e a quelli che ci hanno guardato. Buonanotte. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.